Sulle problematiche mediche relative al coronavirus abbiamo sentito oggi il parere del dottore Peppe Gueli, pediatra agrigentino. Tanti consigli del medico verso i genitori, ribadendo l'uso delle norme da seguire per gli adulti e anche per i più piccoli. Raccomandazioni anche per le mamme in attesa di osservare scrupolosamente le norme igieniche dettate dal Ministero della Salute. Siamo in piena pandemia. La pandemia è un qualcosa a cui nessuno di noi era abituato a confrontarsi fino ad ora. Lo abbiamo solo letto nei libri, ne abbiamo solo sentito parlare dei nostri predecessori, però ci siamo caduti pure noi. È un evento che ovviamente ha stravolto la nostra vita quotidiana, ha stravolto la nostra vita sociale, quella familiare, quella lavorativa, ma soprattutto è un'emergenza sanitaria. Vero è che noi professionisti della sanità siamo abituati a confrontarci con le epidemie, ma soprattutto con epidemie, diciamo, che periodicamente si susseguono a seconda delle stagioni, ma con microbi che noi siamo abituati a conoscere. Cioè, conoscere significa che ne conosciamo l'evoluzione della patologia che producono, sappiamo come, diciamo, affrontarla, limitarla. E diciamo che finora non eravamo mai entrati in un tunnel, in un incubo come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Parlando di emergenza sanitaria, direi che l'emergenza nasce proprio dalla capacità di questo virus che, di diffondersi e di estendersi proprio a macchia d'olio. Purtroppo proprio la scarsa conoscenza di questo virus ha purtroppo indotto fin dall'inizio probabilmente a sottovalutarlo, cioè si era detti che si trattava di una forma di influenza che tutto sommato, diciamo, si poteva autolimitare, invece strada facendo ci si è resi conto che si tratta ben oltre che di un'influenza, è una vera e propria polmonite, una polmonite interstiziale che può dare elevati tassi di mortalità. Ecco, alle famiglie sono Ma devo dire che la fascia pediatrica, per nostra fortuna, cioè, è fortunatamente abbastanza risparmiata da queste forme diciamo, di polmoniti. Si è pensato che ciò possa essere anche dovuto al fatto che, essendo i bambini vaccinati per altre patologie e per altre malattie, queste vaccinazioni possono produrre una sorta di attivazione del sistema immunitario che a sua volta può costituire un argine anche al coronavirus. Tuttavia, il fatto che i bambini non siano coinvolti in maniera drammatica, così come gli adulti o soprattutto la terza età, non deve farci abbassare la guardia, perché si è visto che molti bambini, anche se affetti da patologie, cioè da sintomi abbastanza lievi, quindi possono essere pauci asintomatici o asintomatici, e la sottovalutazione di questo discorso può far diventare proprio questi innocenti veicolo e propagatori di infezione. Quindi un appello che faccio soprattutto a chi convive con i bambini, soprattutto ai nonni, agli zii, che sono quelli che magari si tengono più lontani o sono più portati ad allontanarsi dagli adulti, ma con i bambini viene proprio difficile non abbracciarli, non baciarli, di stare attenti anche in questo caso, perché proprio loro potrebbero essere il veicolo di contagio di questo virus. Come ben dice una collega, una virologa americana, ogni soggetto immunizzato costituisce come un semaforo rosso alla diffusione del virus. Immaginate che il virus debba percorrere una strada dove ci sono tanti semafori. Ogni persona che non è immunizzata e quindi che non ha anticorpi costituisce per il virus un semaforo verde. Quindi davanti a lui però ci sono intere praterie. Ecco perché noi abbiamo sempre insistito, abbiamo sempre lottato per le vaccinazioni. Perché vaccinare un bambino significa poterlo proteggere il bambino che fa il vaccino, ma creare quel semaforo rosso che costituisce per i virus un blocco, un arresto alla sua diffusione. Quindi c'è la cosiddetta immunità di gregge, che si ottiene solo quando si arrivano a tassi di vaccinazione molto elevati in una popolazione e si arriva a bloccare i virus, così come per esempio si è fatto per il vaiolo, che è stato eradicato. Il vaiolo era un altro virus terribile che ha decimato la popolazione. Attraverso una campagna di vaccinazione ottimale siamo riusciti a eradicarlo. Lo stesso impegno bisogna approfondire per il morbillo, per la varicella, per la rosolia, per la parotite, e se quando avremo la fortuna di avere a disposizione quest'altro vaccino su cui gli americani stanno lavorando, addirittura ho sentito che
hanno già sperimentato su una paziente, su una volontaria, gli effetti, allora a quel punto potremmo iniziare una campagna di vaccinazione e bloccare pure questa epidemia o pandemia, visto che si tratta di una vera e propria pandemia. Un'ultima battuta, ecco, verso le donne incinte, abbiamo visto il caso di un bambino neonato, appena nato, che ha avuto questo... Allora, gli studi che hanno fatto gli esperti, sì, sì, si è visto che fortunatamente, tranne che la donna non sia particolarmente compromessa e non sia in condizioni di salute veramente molto precarie, non è previsto per la donna in gravidanza nessun tipo di trattamento particolare, se addirittura si consiglia il parto spontaneo e non un cesareo. Si è potuto vedere pure che il virus non si trasmette attraverso il latte materno, quindi viene consigliato anche l'allattamento naturale. Però voglio dire, anche in questo caso siamo in attesa e tutti, è un work in progress, cioè ogni giorno noi riceviamo nuove notizie, quindi non è da escludere che avendo più casi su cui lavorare, avendo più dati su cui lavorare, possano venire magari delle altre raccomandazioni, però in questo momento diciamo che per le donne in gravidanza non ci sono problemi particolari rispetto a quelle delle altre. Quindi devono attenersi anche loro, ovviamente sì, cioè i criteri valgono per tutti. Anzi, a tal riguardo volevo dire che anche per la fascia pediatrica valgono e sono assolutamente da applicare gli stessi criteri, gli stessi consigli che valgono per gli adulti, cioè far lavare spessissimo loro le mani, e questo non è un problema perché i bambini con l'acqua ci giocano con piacere. Ovviamente non è un gioco, ma è proprio lavare bene le mani col sapone per più di 20 secondi, meglio ancora per un minuto, e lavarle soprattutto spesso. Poi il tenere il nasino pulito, perché quello, il naso è il nostro filtro, cioè il filtro attraverso cui passa l'aria che poi raggiunge i nostri polmoni. Capisco che per molti bambini lavare e pulire il nasino non è una cosa semplice, a volte è una vera e propria lotta, però per quelli che sanno soffiare il naso, per quelli che se lo fanno pulire, è una pratica importantissima da fare spesso durante la giornata. Usare fazzolettini usa e getta e eliminare i fazzolettini nei luoghi opportuni, poi imparare cioè spiegare ai bambini che quando si starnutisce o si tossisce, ma questo per la verità lo si fa già comunemente, magari meglio evitare di mettere la manina davanti al naso o alla bocca, ma la piega del gomito, per evitare che poi la mano possa diventare veicolo. E evitare di toccare spesso la bocca, il naso e gli occhi, e anche per loro, se è possibile, mantenere una distanza che non sia superiore a un metro. Questo per i bambini non è molto semplice, e questo è il motivo per cui proprio si è cercato di prendere come provvedimento la chiusura delle scuole, la chiusura delle ludoteche, la chiusura di tutti quei luoghi dove l'affollamento e la promiscuità e il contatto con i bambini può facilitare la trasmissione di questo terribile virus, che pur non essendo molto aggressivo dal punto di vista patologico, però ha questa caratteristica di passare da una persona all'altra con estrema facilità e di propagarsi quindi a macchia d'olio. Volevo concludere, direttore, con un appello che mi unisce a quello che ho sentito fare a una sindaca, credo di Alessandria della Rocca, e a un mio carissimo amico, nonché collega fisiatra, dottore Pachito Danila, ed è questo. Capisco che in questo momento noi siamo in una situazione emergenziale, siamo in una situazione di estrema gravità e quindi bisogna dare precedenza e dare priorità al rinforzare appunto l'area emergenziale. Parliamo di triage, pronto soccorso e soprattutto le rianimazioni, che sono luoghi della terapia intensiva, che praticamente in tutta Italia si è visto essere il punto cruciale della terapia. Però Agrigento, per il luogo dove sorge, per quello che si ritrova ad affrontare a prescindere dal coronavirus, ritengo che sia meritevole e necessario creare un reparto di malattie infettive. Questo perché, ripeto, al di là del coronavirus, Agrigento svolge, cioè è in un luogo dove le malattie infettive hanno una circolazione più elevata, e quindi è giusto che magari in un prossimo futuro, magari quando si superi questo momento, si provveda ad arricchirlo anche di un reparto di malattie infettive.